musica. Principessa Mucca, sta bene amici miei, abbiamo cominciato, abbiamo il microfono, prima di tutto, ah sì? Abbiamo cominciato con una canzone dei Three Dog Night. Three Dog Night. Leggevo il significato di questa quindi avevo pensato, siccome si parla di dog, Three Dog Night, che è un'espressione jazzinese, la mia amica Jasmine, grande musicista e compositrice australiana, mi darà conferma che è un'espressione tipicamente australiana, che ha a che fare con i con gli inverni rigidi australiani. Three Dog Night letteralmente vorrebbe dire tre cani notte, quindi forse si riferisce alla notte di cane, cioè tipo che giornata da oh, non lo so cosa vuol dire, devo chiedere a Jesse. E abbiamo sentito finalmente, e quindi pensavo di cominciare con Luca. Scusate per il ritardo, enorme ritardo, io vi chiedo perdono, ma oggi ufficialmente è stato il mio primo giorno di lavoro, perché grazie a un amico comune a tutti noi
Michelangelo Brusco, ho avuto il grande piacere, un bellissimo incarico, scriverò a quattro mani con il mio collega Checco Fornarelli, scriverò a quattro mani la colonna sonora di un film documentario. E quindi ero molto contento, abbiamo visto il film, abbiamo cominciato a scrivere musica e quindi quando succedono queste cose, si sa quando si comincia ma non si sa quando si finisce, quindi, ma però stava nella mia testa sempre il discorso che dovevo fare il nostro incontro e quindi vi chiedo perdono umilmente, domani sarò puntuale normalmente. E che il microfono non si sente? È vicino. Si sente, sì. Sì, adesso. Ah, sì. E niente, suoniamo un poco di canzoni per voi. Arrivo. Avevo detto che dovevo farle e quindi è stata colpa mia, cioè l'avevo annunciata e quindi lo devo fare, perché soprattutto perché l'ho detto. Ma che scherzi, ci mancherebbe altro. Piccola, almeno un po' di musica ci vuole oggi, anche perché sono contento di darvi questa notizia che un po' mi rincuora, nel senso che un po' di parvenza, diciamo così, di vita tra virgolette normali per, anche per i musicisti. Allora vado con una delle più belle canzoni che so che piacciono molto a Tiziana, e voglio dedicare questa canzone al mio amico Gianfranco, che a casa ha due gatti come me, due gatti, anzi voglio dedicare questa canzone a Gianfranco e a Roberta. È una canzone che parla di un gatto, è da tanto tempo che non la suoniamo. Ed eccola qui. Thank you.
era cattiva l'alabai, suonata, cantata, niente poco di meno che da Sumi-chan, Sumire, Sumire, no, perché sto scegliendo la musica, capito, che devo fare adesso, da Sumi-chan e da Yudo-kun, per gli amici ovviamente. Invece, per chi non ha un rapporto di confidenza, si dice Sumire-san o Yudo-san. Ma loro mi hanno dato il permesso di poterli chiamare con gli appellativi di confidenziali. C'è ormai una grandissima amicizia con Sumire e con Yudo. Dovete sapere che Sumire ha realmente scoperto la sua voce angelica. Più che angelica, vorrei dire le voci delle sirene di Ulisse, come Sumire, che è ipnotica, grazie all'ultimo disco che abbiamo registrato con Javier Girotto. E ricordo che fu Javier stesso a dire: Sumi, ti prego, canta, canta, canta. Fu un'emozione enorme in studio. E quindi adesso voglio farvi sentire un'altra canzone. Sono degli esperimenti che Sumire sta facendo, sono le canzoni che lei mi manda, in cui mette sempre la voce ultimamente. Si è tornato Moss, è tornato Michi, è tornato il condottiero, il combattente, è tornato a casa il moschettiere gatto, è tornato il nostro guerriero. Vuoi far vedere? E facciamo vedere Moss? Aspetta che Moss Ciru ve lo fa vedere. Moss va in giro a dare un po' di botte ai suoi, diciamo, nemici del territorio. Lui è il boss del territorio, poi torna a casa per mangiare e dormire. Posso usare il leggio? Che dici? Pure metto qua. Abbiamo seguito bene. Allora, andiamo. Voglio farvi sentire ancora la voce di Sumire. Fateci caso. Con, allora, con l'ultima canzone che Sumire mi ha inviato, Nameless Piano, è la canzone dedicata ad un pianoforte senza nome. Probabilmente Sumire le ha dato il nome solo dentro il cuore. Vado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie amici. Questa canzone si chiama Io ti toccherò. I will touch you. Presto ci accadrà. Ci accadrà con i nostri genitori, con i nostri amici. È terribile. Noi siamo italiani. Pensate che tragedia, noi italiani che abbiamo così sviluppato il senso del tatto. Ci abbracciamo e ci baciamo dopo la prima pizza insieme. Chissà se riusciremo a vincere questa, che nella realtà non è paura, io l'ho sperimentato su di me, non è paura, è imbarazzo ad abbracciare l'altro che prova l'imbarazzo a non abbracciare te. Cioè, è l'imbarazzo a non abbracciare l'altro che nello stesso tempo prova l'imbarazzo a non abbracciare te. I due imbarazzi diventano positivi e ci allontanano. Non è paura. Io ho scoperto che non è paura. Siamo un popolo di persone civili. Che è successo tu, capelli? Capelli? Non lo so. Io non voglio sempre... non lo so, etichettare l'italiano in maniera negativa, me ne rendo sempre più conto, e lo vedo, io me ne rendo conto, oggi sono uscito, l'ho visto, e ho visto a Bari, ho visto tutto il ventaglio dei mammiferi baresi, anche il delinquente porta la mascherina, anche il corsalo, come noi lo chiamiamo a Bari, ecco Mos. Ehi, non mi graffiare, eh? Dovete sapere che Moss è un gatto vero, di quelli veri. E quindi ti toccherò. Secondo me è molto attinente a quello che dobbiamo proporci, questa cosa. Sicuramente lo facciamo nell'anima, continuiamo a farlo nell'anima, perché noi italiani siamo un popolo meraviglioso, siamo amati per questo. Questa è una nostra specialità. Sia i buoni, sia i cattivi, hanno questa cosa molto sviluppata, che piace agli altri. E devo dire la verità, forse anche il fatto di essere un popolo pittoresco, ognuno col suo folklore, ogni città, ognuno con le sue cose bellissime e anche bruttissime, diventa un valore aggiunto. Ci sono paesi troppo virtuosi, dove tutti sono buoni, dove tutti sono perfetti, pochi cattivi intorno, e questo è anche monotono, sinceramente. Fa parte della storia, fa parte della vita. Quindi devo dire, io sto ricominciando sempre di più ad apprezzare l'italiano, anche in questo periodo che sono qui in Italia. E questa canzone voleva essere una dedica a tutti quanti voi, sincera, che viene dal Giappone, poi è una mia composizione, però è stata arrangiata da Sumire, e vi voglio salutare con la rinna nanna di un gatto che si sta per addormentare. Volete vedere? Posso girare dall'altra parte? No? Non vuoi farti vedere? Un secondo, con il gatto in braccio, un secondo soltanto, quando faccio vedere io, guardate amici, guardate che cosa sta qua, guardate voi, guardate, ecco, è tornato il condottiero a casa. E adesso facciamo un balletto con gatto dormiente. Non esiste da nessuna parte un balletto con gatto dormiente. Quindi dovrebbe essere una ninna nanna. Facciamo sentire Sumire, facciamo l'ultima canzone. E facciamo sentire la canzone di Godzilla. Dai, che non la suono da 2 giorni. Vi saluto con Joanna Titers, con Mucca, Moss, Cherù, da casa U Bassi. Buonanotte, noi ci andiamo a mangiare la focaccia, l'abbiamo fatta anche noi, a dire il vero l'ha fatta la mamma, mi ha detto di passare a prenderla. Alberto Maria, ho visto la tua focaccia, è meravigliosa, e quindi ci salutiamo, ci vediamo domani, ciao.
Ricordatemi che domani vi faccio vedere Giovanna che mangia la focaccia. Ok? One, two, three, four. Con Godzilla, chi me lo doveva dire che dovevo cominciare con Godzilla? Prelude to a kiss with Godzilla, questo sarà il mio prossimo brano. Prelude to a kiss with Godzilla. Buonanotte. Ciao, buonanotte, grazie Cherou.
grazie alla regia, senza la quale... Aspetta, mi